tempo vivessi nelle gallerie. Quello era prima che iniziaste a bruciare e a saccheggiare. Questo massacro non è opera mia. Io voglio fermarlo. Non avete ancora vinto. Carlo marcia verso Parigi con il suo cavallo da guerra. Dei, con tutta l'armata. Si dice che molto presto saranno qui. Un'altra ragione per mettere fine a tutto questo. Devo riuscire a entrare nel palazzo di Ottone. Conosco una via, ma da quelle parti c'è una banda di guerrieri franchi. Guidami. Sul mio onore, ti do la mia parola che io e Toca non volevamo questo. Bene, ti faccio strada. Sarò io. La galleria ti porterà al palazzo. Grazie, Nolwyn. E tu? Cercherò di raccogliere la mia merce e di fuggire da altre gallerie. Buona fortuna, Eivor. Fa attenzione. Fa attenzione anche tu. Attrezzatura norrena e ricchezze franche in quantità. Nolwyn si dava da fare con tutti. Sono entrato nel palazzo. Devo scoprire come arrivare a Ottone. Perdonate, signori. Dove trovo il conte Ottone? Il conte Ottone? E chi se ne importa di Ottone? Noi cerchiamo un amico, Walter Dusan. Cosa? Chi è Walter Dusan? Un grande guerriero? Walter un guerriero? No! È il prete di famiglia di Ottone. Sta pregando il conte di darci altro vino. Ah, vogliamo ubriacarci e svenire prima che i nordi ci facciano irruzione. Il prete di Ottone mi condurrà da lui.
Ma per raggiungere l'ala dei servi devo superare le guardie. Ehi! Vieni con me alle botti! Oh! Da questa parte? Ci sono botti. Altra birra! Vogliamo altra birra! Sì! Ora! Non basta mai! Oh, diavolo! Una scatola nel sacco! Questa sala è piena di guardie. Devo fare attenzione. La stanza di Otone. Se sua moglie è qui, forse saprà dirmi dov'è. Perdonami, questo è cibo per il conte Odone? No, è per Madame Teoderada, sua moglie. Giace in fin di vita. E tu chi saresti con quegli abiti? Un guaritore frisone. Che è successo alla signora? Stava assistendo i soldati feriti ed è stata colpita da una freccia al ventre. Convinci quell'inutile prete di Walter a darle l'estrema unzione, se puoi. È al piano di sopra. Vedrò cosa posso fare, grazie. Oh, mia signora, non capirò mai perché il conte non vuole incontrarvi. La madre dei suoi figli. Assurdo, che testardo quello dove. Ah, e quel patetico Walter Dussault, troppo ubriaco per l'estrema unzione, che ciarlatano. Forse per un banchetto. Potrebbe servirmi. Morirò ubri... Perdonami, padre. Dov'è il conte Odone? Oh, Odone?
Il suo orgoglio ci ucciderà tutti! Sì, ma dov'è? E tu chi sei, poi? Non ti dirò niente senza altro vino! La mia mente è confusa! Ecco il tuo vino. Ora ti ricordi dov'è il conte Odone? Vino? Dolce! Prezioso vino! La fonte della vita! Il sangue di Cristo? Il vero nettare del mondo? Vino rosso, nient'altro. Puoi prenderlo. Oh, il cielo mi ha esaudito! Ora posso morire! Prima però, puoi dirmi dov'è Odone? Lui, non so dove sia. Ma sua moglie giace ferita nella loro camera da letto. Forse lei saprà dirtelo. Al secondo piano, lungo la sala grande. Ecco, tieni la chiave. Ho chiuso la porta. Grazie. Devo arrivare alla stanza di Odone. Sei tu, Odone, amore mio? No, sei troppo alto. Siete il sacerdote? La luce si è affievolita. Non vedo che ombre. Padre, ascolterete la mia confessione? Ah, sì, sono il prete, mia signora. Perdonatemi, padre, perché ho peccato. Nella mia superbia non ho indossato l'armatura, facendomi scudo con Dio. E ora sto morendo. E non rivedrò mai più i miei amati figli. Dove sono, padre? Stanno bene? Loro sono al sicuro con il buon Walter Dusan. Non temete. Grazie. Ma padre, vi prego, porterete il messaggio di una donna morente al suo amato marito? Lo farò, mia cara. E cosa devo dire al conte Odone? Che è un bravo uomo. Che deve vivere per il bene dei bambini, per Parigi, per il regno. Non deve morire per un re folle. Prometto che glielo dirò, signora. Dove posso trovare vostro marito? Odone si è chiuso nel suo santuario. Santuario? Sulle scale e oltre la sala. Mio marito spera ancora che Carlo giunga a salvare la città. Ed è chiuso dentro, dite? La chiave è nella credenza. Prendetela. Aiutate mio marito come meglio potete. La morte aleggia su di me, lenta e silenziosa, come un'ombra al tramonto. Le palpebre pesano. Madre, dove sei? Addio, mia signora.
cosa serviranno le nostre morti? Vostra moglie sta morendo. Andate da lei, siete suo marito. Dovete! Io devo stare qui. Quando Carlo giungerà con la sua armata, ci uniremo a lui. Schiacceremo quei pagani tra il martello di Carlo e l'incudine di Parigi. Lasciaci, Walter. Porta conforto a mia moglie, se puoi. Credo che Dio mi riserverà un altro destino. Il prete ha ragione. Fai posare le armi. Salva la città. Tra voi nordici, la morte migliore non è quella in battaglia. Vieni. Bevi con un uomo già condannato. Ho sentito molti guerrieri invocare la madre, mentre il loro sangue inondava la terra. Non so più se sia questa la morte migliore. La ferita di tua moglie è grave. Una freccia nel ventre. L'ho vista. Non supererà la notte. E io non supererò il prossimo quarto d'ora. Ha detto di essere forte per i vostri figli. Non gettare via la tua vita per un re folle. Osserva queste opere in vetro. Delicate, inestimabili. Ogni pezzo ha richiesto anni e anni di lavoro. Opere magnifiche, te lo concedo. Le abbiamo portate qui per proteggerle. Nella speranza che la tua orda non le faccia a pezzi. Mi chiedi di consegnare la mia città contro il mio onore. Mi chiedi di vivere il resto della vita da prigioniero. Tu, che cosa faresti? Io combatterei. E un giorno morirò con la mia arma in mano. Ne sono certo. È il mio fato. Ma non accadrà oggi. E se ti ferissi a morte, facendoti dissanguare, invocare tua madre? Mia madre è già morta. Vieni, nordico! Sanguina per Parigi! L'onore chiede che qualcuno muoia. Dio, facci la tua forza. Gran lama per un grande guerriero. Ti sei battuto bene, conte. Ma non abbastanza. Dammi una morte rapida. Non umiliarmi per la mia sconfitta. Non sono i corni di Siegfried. L'armata di Carlo è arrivato in tempo per salvarci. Non combattono. Vedo un segno di tregua. Siegfried e Carlo tratteranno. Devo raggiungerli. Ho molto da dire. Anche io. Ma sono tuo prigioniero. Allora sei libero sul tuo onore. Confido che osserverai la tregua. Grazie, Eivor. Lo farò.
Lord Siegfried. Ti offro un dono d'argento in segno dell'amore e del rispetto tra noi. Ti chiedo la pace. Argento per una tregua. Non una tregua, una lunga amicizia. Io ti nomino mio Lord di Rouen e tu ti inginocchierai al re. Io non mi inginocchio né agli dèi né tantomeno agli uomini. Ma non importa, ci devo pensare. Eivor, lode agli dèi, sei vivo! Anche tu? Bene. Sono entrato nel palazzo. Oddone avrebbe consegnato la città, ma... Ma Carlo è arrivato con la sua proposta di tregua. Già, e tu? Quando ci siamo divisi, io e Thane abbiamo protetto il principe. È vicino, sta bene. Eivor! Gli dèi aiutano gli audaci e anche i fortunati. Così si dice. E Carlo ci ha offerto un tributo d'argento? Ah, certo. E non dovremmo fare altro che partire. Ha con sé tanta ricchezza da coprire da capo a piedi tutti i Thane qui presenti. Quelli ancora vivi. Noi Norreni rischiamo sempre la vita per l'argento. Bene, accettiamo l'offerta. Per le palle di Loki, sì. E quel troll puoi chiamarlo re se ci tiene tanto. Ho conosciuto Carlo meglio di te. Potrebbe pugnalarci alle spalle. Che ci provi, e se lo farà, insieme all'argento mi prenderò il trono. Zio, siamo qui per la ricchezza e per la pace del clan. Il regno è troppo grande per noi, siamo in pochi. Carlo, accettiamo il tuo dono e in cambio ti offriamo la pace. Siegfried. Quest'uomo, Siegfried, giura di essere un amico fedele e di proteggere le terre di Amiens e di Rouen. Cosla e Nebels e mia moglie sono morti per difendere Parigi da questi pirati. E adesso... Tu stai offrendo loro l'argento che noi ti abbiamo dato per difenderci. Sei pazzo? Certo. Certo che lo sei. Dimmi piuttosto, sei un codardo o uno stolto? Siegfried giura di proteggere le nostre terre a nord. Se cedi il mio diritto di nascita, non sei il mio re. Conte Oddone, ti ho sconfitto in battaglia e ti ho risparmiato. Onora i termini della tregua. Questo pagano conosce l'onore meglio del mio re. Oggi è stato un bel giorno, ma i discorsi mi annoiano. Noi prendiamo l'argento e andiamo. Voi franchi restate pure qui a discutere. Aspetta, un'ultima cosa. Eivor d'Inghilterra. Consegnami mio figlio Bernardo. Non consegnerò il ragazzo a un uomo come te. Sceglierà da solo dove andare. Tu osi sfidarmi? Vuoi la battaglia, re? Oltre all'argento mi prenderò anche le tue palle. Non infrangere la tregua per un ragazzo. Bernardo è più di un ragazzo, è mio figlio ed erede. Cos'è? Non sai come farne un altro? Non finisce qui, Eivor d'Inghilterra. Ah, abbiamo conquistato la vittoria e molte ricchezze. Venite, banchettiamo.